ragazzi, ciao a tutti, bentornati, sono Ian, bentornati in questo terzo episodio di Subnautica. Allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta con la mia bella capsula tutta luminosa e finalmente ho trovato quella cazzo di polvere di Crashfish. Però, in tutto ciò, io non ho ancora fatto quella specie di tavoletta per andare sott'acqua, quindi io direi di farla perché il rame ce l'ho. Non mi ricordo come si fa. Batteria, lubrificante, filo di rame. Intanto, filo di rame. Capitano, un uomo, aspetta che mi è arrivato un messaggio. Ti sono tomato di essere signal from Royal Lifepod 7. Coordinate, please send some. Send immediate emergency relay left time. Che cazzo? Lifepod 4, capsula di salvataggio 7. 688 metri, 366. Sapete che forse ho capito? Lifepod 4 vuol dire che forse lì c'è qualcosa. Cioè, Lifepod è questa. È questa roba. La mia è la 5. Lì c'è la 4. Quindi non sono l'unico sopravvissuto. Non sono, o forse sì, ma... Se no chi mi mandava il messaggio? Missione del giorno! Missione del giorno. Salvare chiunque sia in quel Lifepod 4. E poi andare anche in quella capsula 17. Ma prima nel Lifepod perché penso che ci sia gente. Ok. Allora, perfetto. Torniamo a noi. Un altro messaggio! Ma mi date un attimo di tempo? Ascoltiamo l'altro messaggio. This is Lafette in Lifepod 17. Sono sopravvissuto all'impatto, ma c'è qualcosa fuori che mi blocca. E sta provando a entrare. Se qualcuno è fuori, vi do le mie coordinate. Questo messaggio verrà ripetuto. E dove stai tu adesso? Lifepod 17. Ma quante ce ne sono? Fermi, troppa roba tutta insieme. Rete di comunicazione. Dammi due cazzo di secondi. Ok, ho trovato un sacco di milioni di rame. L'unica cosa che mi manca ora sono sti sgrappoli di uva. E la mia base è ancora lì, ma ce ne occuperemo dopo. Anche se forse ci costruisco qualcos'altro perché ho un sacco di titanio e non so dove minchia metterlo. Mi occupo un sacco di inventario, quindi ora magari ci faccio un salto. Ma prima il sea glide. Pesce stalker, vaffanculo, stai lontano dal mio culo. Prenderò prima o poi un'arma, un cannone laser, una pistola a particelle, una fionda. Qualunque cosa, ma ti ammazzerò prima o poi. Cioè, deve esserci qualche arma in questo gioco. Cioè, non posso mica andare avanti con sempre col coltello. Oh, e il lubrificante era l'unica cosa che mi mancava. Che bella bottiglietta. Vabbè, il lubrificante è essenziale nella questione dei veicoli e delle centrali elettriche. Mi fa piacere. Dammi il Seaglide. Oh, il Seaglide aumenterà il tuo raggio di esplosione effettivo. Per la tua sicurezza si prega di immagazzinare rifornimenti per lunghi viaggi e stare sempre entro 5 km dalla più vicina capsula di salvataggio o habitat. Allora, io devo provare assolutamente questo affare. Fammi andare in acqua. Oh, che figata! Come funziona? È tutta un'altra cosa. Che figo il... No, che figata la mappa tridimensionale! Che figa la mappa tri... Cosa fa col destro? Cosa... No, vabbè! Ma che... No, che figata! Ma chi ha programmato sto gioco? Ma sono dei geni! Ma vedete il pulsantino a sinistra? C'ha il simbolo degli abbaglianti come la macchina! E infatti se lo clicco... Si accende e si spegne la luce. Lagga un pochino perché andando veloce la mappa mi scarica un sacco. E consuma un casino di elettricità. Allora... Visto che è un mucchio di titanio, andiamo nella mia base, che... LOL. Andiamo nella mia base. Warning, emergency power. Lo so che non c'è... Lo so che non c'è energia, me ne occuperò una cosa per volta. Intanto finiamo sta cosa. Oh, molto più carino. Molto più carino, ma immagino che non abbia molta resistenza sta cosa. Beh, però non penso mi attacchino. Ma posso costruire anche da fuori? Finestra, rinforzo, portello. Se tipo metto un portello... Ah, portello posso metterli pure qua, figo. Qui non posso metterlo perché ci ho attaccati i tubi, giustamente. Sono stupido me. Ah, ok, i portelloni li posso fare anche così. Domanda, l'arma dietro a muro... Mi consente di... Mettere roba dentro? Dimmi di sì. Ah, oh, grazie a Dio, è come... Oh, perfetto, è un deposito, perfetto. Allora, tutto il titanio e tutte queste cose che mi intasano l'inventario. Benissimo, perfetto. Mi sa che ne metto uno anche nella scialuppa di salvataggio. Ah, posso correre allora? Ah, posso correre sulla terraferma. Con un po' di lag, ma...
Facciamo che andiamo a quella capsula di salvataggio 7, visto che è la più vicina. Ok, è come quello che ho trovato di là, no? Cos'è quello a fare? Mi ha morsicato... Madonna, il lag, scusate ragazzi, il lag. Mi ha morsicato il pesce. Ma cos'è, uno squalo di terra? Fammi entrare dentro sta capsula. Cos'è? Raccogli bussola. PDA abbandonato. Ah, ok. Da, ma porca! Guarda te! Guarda te quel cazzo di squaletto! È peggio... Meno male che sono veloce con sto coso. È peggio dello stalker. Se n'è andato? Ah, meno male che funziona anche il retromarcia sto affare. Ah, ok, ecco cosa servono. Ah, il segnale praticamente me lo metto addosso e mi dà le coordinate di dove sono andato. Oh, perfetto, ok, buono a sapersi. Quindi, la capsula di salvataggio 7 sono già stato, non me ne frega più niente, quindi questo posso anche... No, questo posso anche dropparlo. E questo cosa serve? Bussola. Oh, carino. Sì, ma non mi serve una sega sapere dove è il nord, bla bla bla. Cioè, no, non mi serve a niente. Quindi, per ora, la... Ah, cioè, praticamente mi fico dei chip in testa. Per ora, prendiamo il secondo segnale, quello che... La bussola la riponiamo. Il secondo segnale della capsula salvataggio 17. E ce lo impiantiamo nel cervello. Dove sta? Sta di là, affanculo. Ok. Perfetto, l'ho ripulita questa caverna. Ora, quello che voglio fare... Quello che voglio fare... Sperando che non sia già passato troppo tempo. Non so da quanto sto registrando. Quando gioco questo gioco mi perdo totalmente. Magari viene fuori anche un video di 35 minuti. Allora, voglio... Fare... Il fabbricatore, che è quella cosa con cui io mi costruisco tutto, nella mia base, perché così non devo fare continuamente avanti e indietro per costruire. Cosa mi serve per il fabbricatore? Mi serve cavetteria e microprocessore. Non dovrebbe essere troppo difficile da fare. Intanto mi faccio un paio di batterie, visto che sto sigla di me ne consumo veramente un sacco. Cavetteria, minerale d'argento, perfetto, ne ho in abbondanza. Perfetto, poi mi serve microprocessore lastra campione di corallo, che so già dove prenderla. Che figo. Perfetto, ora che ho i materiali per il mio fabbricatore, andiamo alla nostra bella base, se ricordo mica, non ricordo mai i tasti. E ce lo facciamo lì, il signor fabbricatore. Entriamo dal davanti, anzi dal retro, che mi fa più figo. Sì, lo so, lo so. Oxygen production offline. Allora, costruiamo microprocessore. Pa, porca puttana, baffanculo a me, mi sono dimenticato il microprocessore. Ok, ora costruiamo il nostro fabbricatore. Lo mettiamo... Ma lo mettiamo qua, dai. Ho appena fatto un piccolo ma considerevole errore. Mi sono dimenticato che senza energia questo robo non funziona. Devo dare corrente a sto postaccio. Porca puttana. E non so come si fa. Perché non ho nulla. Cioè, non ho generatori qua. Non ho veramente niente. Cioè, l'unica cosa che ho di generatore è pannello solare. Ma devo metterlo sulla terra. Mica posso metterlo sott'acqua. Allora, devo farmi un'idea. Intanto mi voglio fare il cestino, così, giusto per, lo ficchiamo, e dove lo ficchiamo? Mica, non c'è proprio spazio qua, eh. Lo ficchiamo qui così, guarda. Ora, cosa mi serve il cestino dei rifiuti? Me lo spieghi? Non dirmi che è solo per bellezza. Secondo me è solo per bellezza. Dai, è solo per bellezza. E allora vaffanculo, ti demolisco. Pensavo ci potevo lanciare... Ah no, aspetta, forse posso lanciarci le cose. È solo per bellezza. Vabbè, allora niente. Ti demolisco. Come ti ho costruito? No! Dio santo. Qua c'è un sacco di titano. Direi che ne mettiamo altro.
Ok, mettiamoci anche il vetro, poi il piombo che forse mi servirà, il rame, tutto ti deposito, tutto. Ah, non c'è, è vero, non c'è più niente. Ok, adesso la mia missione principale era comunque di andare a quel cazzo di life pod. Vediamo di andarci a vedere cosa c'è. Devo passare in mezzo ai bestioni, lo so, mi spaccheranno i timpani. Scusi, scusate, no, io passo solo vicino e non voglio guai. Non voglio niente, voglio solamente andare al mio life pod. Cioè, non al mio, ma. Spero che mi basti l'energia per tornare. Spero di non beccare altri mostri marini strani. Ah, sono. Ok, sono dove c'è la nave. Sono dove c'è la nave. Fammi emergere un attimo. Non l'avevo mai vista così vicina. Ah, eccola qua. Life pod 4. A testa in giù. Posso entrarci? No, è totalmente spaccato. Cosa c'è? Una. Raccogli acqua disinfettata? Un medikit? E basta? Mi hai fatto venire qui solo per queste due robe? Mi ha fatto venire qui solo per queste due robe, mi sa. Vabbè. Vabbè, già che ci sono. Già che ci sono, si può entrare in questa nave? Cosa? Oh! Oh! Oh no! No, 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 no! Cos'è un calamaro? Oh! Io non mi guardo indietro, non guardo indietro, vado avanti. Sì, no, me ne frega un cazzo le radiazioni, ho la tuta. No, non voglio. Non so se si è interrato, ma non voglio. No, me ne vado. Me ne vado. Non è che trovo qualcosa qua? Dov'è lo scanner? Fammi vedere se trovo qualcosa qua, magari. Oh, cos'è? Apri la cassa dei rifornimenti. E non c'è niente. Wow, che bella questa cassa dei rifornimenti. Aspetta, ma io effettivamente qua posso salire a terra. Cioè, posso. Qua effettivamente è terraferma, eh. Essendo terraferma, io posso salirci, no? Oh mio Dio, sono sulla terraferma. Che casino che c'è qua. Sono sulla terraferma, non mi sembra vero. Metallo, no, non mi interessa. Madonna che brutta texture, però. Che brutte texture, mamma mia. Cos'è? Una scatoletta? Totalmente nera. Mi sa che non serve a niente. Che strano essere sulla terraferma. Ecco, lì potrei fare il pannello solare. Cos'è? Frammento cannone! Dammi il cannone! Uno di due, no, dammi il cannone, ne voglio un altro. Così posso sparare a queste bestiacce. Allora c'erano le armi. Non è che siamo dei pacifisti. Cos'è sta scatola nera? Frammento posizione aggiornamento veicoli. Dammi tutti i frammenti che hai, guarda. 50%, ma mai darmi le cose complete, eh? Oh mio Dio, lì c'è un altro. Lì c'è un altro sì, robo. No, ma io voglio un altro frammento. Sarà sicuramente qua in giro. Qua dentro, dai, qua dentro, qua dentro. Qua dentro c'è qualcosa. Sì, cannone! Ho sbloccato il cannone! Ho sbloccato il cannone! No, devo andare subito. Devo andare immediatamente. Cos'è? Trasmettore di energia. Ma quanti progetti? Trasmettore di energia? Non è che mi serve per dare energia alla mia baracca, alla mia base del cacchio? Vabbè, no, io sono. No, voglio. No, 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 non posso muovermi da qui. Cioè, no, voglio scoprire altre cose. Voglio scannerizzare altre cose. Voglio scannerizzare. Scatola di. Vediamo di non essere vuota stavolta, eh. Cos'è? Acqua. Vabbè, meglio che niente, meglio che niente. Altro? Batteria, ok. La prendiamo. Altra acqua. Vabbè, ok, dai. È tutta roba, cioè, insomma. Non si guarda. A cavallo donato non si guarda in bocca, eh. Questo cos'è? Ah, sembrava un microchip. Sta facendo notte. Sta facendo notte, mi sa che mi manca. Una cosa. Ah, l'acqua me la bevo subito perché sto morendo di sete. Perfetto.
Ho preso un progetto. No, due progetti, ma me ne serviva il terzo. C'hai poco da fare il bastardo tu, eh. Prima o poi, appena avrò il mio cannone, prima avrò il mio cannone. Eccolo lì, eccolo lì. Questo qua mi manca. Perfetto. Appena avrò il mio cannone, vedi come ti faccio saltare in aria, bastardo. Questo cos'è? Questo già ce l'ho. Giusto, non me ne dà un altro. Raccolto titanio. Ah, giù, ok, mi ha dato titanio perché perfetto. Perfetto, torniamo a casa. Ok, siamo tornati a casa. Allora. Intanto mi curo. Intanto. Seconda cosa. Voglio assolutamente vedere quante cose mi ha sbloccato. Cosa è staro? Cannone a propulsione. Deforma la gravità per spingere e tirare oggetti. Ah. Quindi è una forma. Non è un cannone. È una... Porca puttana, mi ero preso bene per niente. Però mi ha sbloccato un sacco di cose. Costruisci nel monopool per aggiornare i veicoli. Un sacco di robe. Compensatore di pressione. Sistema di difesa. Sistema siluri. Seamoth. Cos'è Seamoth? Seamoth, che cazzo è? Caricatore solare. Madonna, quanta roba. Sonar. Aggiornamento jump jet muta. Vabbè, mille cose che non. Di cui non capisco niente. Però noi ci sono i siluri. Oh. Perfetto. Mi piace questa cosa. Vediamo un po' le cose che già posso fare comunque. Cannone a propulsione. Forma guida per spingere e tirare oggetti. Ma non mi serve. Cioè, non fa quello che voglio io. Non fa quello che voglio io. Forse nel costruttore c'è roba in più. Esatto. Trasferimento di energia. Estende il raggio della sorgente di energia. Ma se non ho... Cos'è? Un cristallo? Il cristallo di Crash? Questa è tutta roba che non posso fare al momento. Vabbè, ok. Allora, abbiamo trovato un sacco di cose. Abbiamo trovato un sacco di cose. Purtroppo il cannone non era quello che io speravo. Però è già qualcosa. Nel prossimo episodio vedremo di trovare una fonte di energia per la baracca, per la mia base sottomarina. E magari di vedere di fare qualche veicolo, visto che ho visto che c'ho qua i progetti per non so cos'è, tipo sembra un sembra un modulo sottomarino, non lo so, vedremo comunque. Ciao ciao.